Bentrovati dal vostro Franky di quartiere, amici. Se non mi conoscete, sono Franky e videogioco da quando 6 anni. Nello scorso video della storia di Dragon Quest abbiamo trattato i primi 3 Dragon Quest e mi sono sbilanciato anche sull'ottavo capitolo, che è stato il primo capitolo a tutti gli effetti ad uscire in Europa. I primi 3 titoli, come vi ho spiegato, sono la Erdrick Trilogy o Roto Trilogy. In questo video invece parleremo di Dragon Quest 4, 5 e 6, anche conosciuti come Zenithian Trilogy. Mentre i primi 3 giochi sono accomunati dall'armatura e dalla spada di Erdrick, di Roto, i secondi 3 giochi sono accomunati dall'equipaggiamento Zenithian, elmo, armatura e spada, e dallo Zenithia Castle, dal castello di Zenithia. Ma bando alle ciance, amici, sigla! Dunque, amici, per quanto riguarda la Erdrick Trilogy, chi ha creato Dragon Quest e tutta la storia iniziale di Dragon Quest, vi rimando al primo episodio. Ne approfitto anche per rinnovare la mia infinita riconoscenza nei confronti di Luca P, Andrea P, Davide L e Francesco R. Grazie a voi, questo secondo episodio di Dragon Quest si può realizzare, quindi vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Senza la vostra spalla, Franky Slayer non sarebbe quella che è. Nello scorso video abbiamo menzionato Dai, la grande avventura e l'emblema di Roto. È bene dire però che la primissima versione di un anime di Dragon Quest risale al 1991 con Dragon Quest, la leggenda dell'eroe Abel. L'anime era fatto da 43 episodi e venne trasmesso in Giappone nel 91, mentre in America trasmisero solamente 13 episodi. Ragazzi, che dire, per il tempo, se il piccolo Franky avesse visto questa versione di Dragon Quest in televisione, non avrebbe più capito nulla, ve lo posso garantire. Dunque, amici, Dragon Quest si è mosso nel 1990 con Dragon Quest 4, Chapters of the Shusen. Qui è la primissima volta nella storia che nel 90 esce in Giappone e esce in America. Ormai anche in America era diventato un successone. Graficamente aveva fatto un boost incredibile, ma la cosa che contraddistingue in maniera ancora più incredibile Dragon Quest 4 è il fatto che tu non inizi col protagonista, bensì inizi vivendo singolarmente la storia di quelli che poi diventeranno i suoi party members. Quindi diciamo che è uno stile point of view, un po' come Suikoden 3, se vogliamo, o Octopath Traveler. Inizieremo a vivere la storia e le avventure dei party members, e la cosa più bella, diciamo, di Dragon Quest 4 è proprio che alcuni party members sono quasi persone normali. Possono essere un mercante, può essere una ballerina, può essere un'indovina. Ragazzi, era veramente una cosa senza precedenti per quel tempo. Perché tutti i giocatori all'inizio si saranno detti: ma che
cavolo, ma a me che cosa me ne frega del mercante? E invece no, ragazzi, perché praticamente questo ti aiutava a immedesimarti ancora di più nel gioco di ruolo, perché lo scopo di Yuji Horii è sempre stato quello di creare una campagna di gioco di ruolo come in classico spirito di Dungeons & Dragons. Yuji Horii voleva che il giocatore si immergesse totalmente nel mondo, che il giocatore avesse interesse ad andare a parlare con gli NPC. Dragon Quest è uno dei pochi JRPG dove, in base al momento, in qualsiasi punto della storia, gli NPC dicono cose diverse. E soprattutto, se tu magari risolvi la problematica in un determinato villaggio, non è che solo l'NPC interessato ti ringrazia. Qualsiasi NPC della città ti ringrazierà e avrà un occhio di riguardo per te. Ragazzi, Yuji Horii voleva veramente creare un'esperienza di gioco di ruolo potentissima. Cioè, il GDR in Dragon Quest si respirava molto più che in Final Fantasy. Comunque, ragazzi, una volta finite le storie autoconclusive dei party members, si vivrà quella del protagonista che man mano incontrerà appunto i suddetti party members. Dragon Quest 4 ha innovato tantissimo Dragon Quest, implementando per la prima volta la carovana con i party members che non usavi in battaglia, che tra l'altro dalla carovana potevano anche castare le magie. Ha implementato il casinò per la prima volta, per cui ci si poteva divertire in vari minigiochi al fine di ottenere premi importanti. Purtroppo nel 1992 Enix America fallì e chiuse. Pertanto Dragon Quest 5 e 6 non uscirono in America ai tempi del Super Nintendo e questa cosa fece soffrire tantissimi fan. Comunque, ragazzi, nel 1992 esce pure Dragon Quest 5, quindi ragazzi, i ritmi di lavoro erano incessanti. Cioè, noi magari ultimamente ci si lamenta tanto dei crunch per giochi come Cyberpunk, The Witcher, che per carità è sbagliatissimo, sbagliatissimo. Però soltanto per farvi capire che ai tempi forse era ancora peggio, con meno controlli. Ma Sakaguchi stesso, quando ha sviluppato Final Fantasy 3, ha dichiarato in un'intervista di essersi chiuso in stanza. Lui e il programmatore in America, tra l'altro, perché c'erano stati dei casini vari. Il programmatore era americano in Final Fantasy 3. C'erano stati dei casini per cui era stato cacciato dal Giappone, era stato espulso per una questione di permessi di soggiorno. E quindi Sakaguchi è andato lui in America a chiudersi in una stanza di hotel a sviluppare Final Fantasy 3. Per farvi capire, ragazzi, che a quei tempi lì forse era anche peggio di oggi. Sì, erano in 2 anziché in 30, però i ritmi erano quelli, forse erano anche peggio. Dragon Quest 5 è ritenuto da tantissimi forse il miglior Dragon Quest della storia. Il core focale di Dragon Quest 5 ruota attorno al fatto che il protagonista inizia la sua storia da bambino con il papà, tra l'altro che era un guerriero fortissimo e che lo difende. E pian piano crescerà, diventerà adolescente, poi diventerà adulto, si sposerà e avrà dei figli. E diciamo che in Dragon Quest 5 su Super Nintendo si poteva scegliere tra due mogli. Nel remake successivo fatto per DS, uscito nel 2009, è stata aggiunta anche una terza scelta per sposarsi, una terza ragazza. Yuji Horii ha dichiarato in un'intervista che voleva ricreare il senso di famiglia in un videogioco, perché Dragon Quest in Giappone era un gioco casual, veniva giocato da tutti, da bambini e da adulti, e molto spesso anche da genitori e da figli. Quindi voleva proprio creare quel punto di vista sia del bambino che viene protetto dal genitore, sia del genitore che deve proteggere il bambino. Questa cosa, ragazzi, nei videogiochi è stata trattata molto poco e forse Yuji Horii è stato il primo che l'ha trattata con una profondità tale. La storia, ragazzi, è molto affascinante, perché comunque chi magari ha giocato a Breath of Fire 3, per dire, sicuramente ha apprezzato tantissimo il fatto che il gioco fosse diviso in due, con l'infanzia e poi giocare nei panni di un Ryu adulto. E in Dragon Quest 5 questa cosa è fatta ancora meglio, perché non solo parti da bambino con tuo papà che ti difende, ma poi diventerai adolescente e poi diventerai tu il papà che difende i tuoi bambini. Quindi
È una cosa veramente splendida questa. E soprattutto, per la prima volta, ragazzi, in un JRPG è stata implementata la cattura dei mostri per poi poterli utilizzare in battaglia, intendo. Da questa idea si originò poi lo spin-off Dragon Quest Monster e indirettamente da quest'altra idea di Dragon Quest Monster si ispirarono i creatori di Pokémon. Per cui, ragazzi, possiamo dire che le diramazioni che vanno da Dragon Quest non sono solamente JRPG puri come Final Fantasy, ma anche giochi come Pokémon hanno tratto ispirazione inizialmente da Dragon Quest. E per questo, ragazzi, bisogna ringraziare sia Yuji Horii che Akira Toriyama. Nello stesso anno in cui è uscito Dragon Quest 8 per PlayStation 2, è uscito anche un remake di Dragon Quest 5 per PlayStation 2. Ragazzi, era meraviglioso. Io mi ricordo al tempo che stavo male, perché questo remake non è mai stato tradotto. Recentemente è stata fatta una fan translation, per cui, volendo, esiste la possibilità di giocarlo in inglese. Ma al tempo era impossibile giocarlo, ma era bellissimo. Ragazzi, a livello di grafica era incredibile. E ad oggi è l'unica versione con la colonna sonora orchestrale. Tra l'altro è stato fatto recentemente anche un film su Netflix che aggiunge una sorta di root aggiuntiva con degli eventi nuovi, una sorta di what if con degli eventi un po' cambiati, che visto da solo in realtà non ha molto senso e non ci si capisce nulla, perché bisogna conoscere la storia del gioco per poterlo capire. Però ragazzi, bisogna ammettere che se si è giocato il gioco e quindi si conosce bene la sceneggiatura, il film su Netflix è veramente la ciliegina sulla torta. A parte forse il finale, che non... Finale a me non è piaciuto. Non mi è piaciuto. No. Si può anche dire che da Dragon Quest 4 circa, quindi dall'inizio della trilogia zenitiana, lo stile grafico di Toriyama si è evoluto allo stile di Dragon Ball Z. Quindi sia i personaggi di Dragon Quest 4 che quelli di Dragon Quest 5, ma soprattutto quelli di Dragon Quest 6, sono bellissimi. Cioè, ragazzi, tu vedi quelle copertine, vuoi comprare il gioco all'istante, anche se non sai di che cosa si tratti. Sono veramente, veramente splendidi. Tra Dragon Quest 5 e Dragon Quest 6 ci sono circa 3 anni che ballano. In questi 3 anni fecero uscire il remake di Dragon Quest 1 e 2 per Super Nintendo. Bellissimo! Cioè, l'avevano proprio aggiornato tantissimo a livello grafico. Erano bellissimi. E anche in questo caso gli artwork sono stati modificati rispetto allo stile di Dragon Ball, che, sono sincero, io lo preferisco, a Dragon Ball Z. Anche l'eroe Erdrick di Dragon Quest 1 è diventato bello alto, bello grosso, ma a me personalmente piace molto di più Erdrick stile Goku bambino di Dragon Quest 1 della versione Nintendo. Comunque, ragazzi, Dragon Quest 6 è l'ultimo capitolo nella trilogia zenitiana e anche in questo caso, come nella prima trilogia, si tratta di un prequel a Dragon Quest 4 e 5. Questa cosa ci viene fatta capire da un singolo dettaglio: il castello volante, che è presente in Dragon Quest 4 e 5, in Dragon Quest 6 è ancora a terra e fa parte di una città. Pertanto è successo prima, anche perché c'è il re che si chiama Re Zenith. Comunque, ragazzi, Dragon Quest 6 è ambientato tra il mondo reale e il mondo dei sogni, che navigheremo in sottoforma di spiriti. Forse a livello di storia non è potentissimo, però il battle system è forse uno dei migliori, in quanto ritorna il sistema di classi di Dragon Quest 3, ma con delle aggiunte, ovvero c'è la possibilità di sbloccare delle classi ibride masterizzando 2 o 3 job. Quindi quando tu livelli determinati job, che ne so, guerriero e mago, per dire, puoi sbloccare gladiatore. E tra l'altro 2 job erano bloccati sotto la richiesta di ottenere degli item segreti. Quindi diciamo che il sistema di classi era fatto meglio ed era più avanzato.
L'obiettivo era cercare di masterizzare due o tre classi per sbloccare poi le classi ibride che erano molto più forti, tipo Saggio ad esempio. Questa cosa tra l'altro te la fanno vedere anche in Dragon Quest Dai, con ad esempio Pop che diventa Saggio ed è in grado di usare contemporaneamente la magia del fuoco e quella del ghiaccio. Molto molto carina questa cosa. E arriviamo al tanto odiato e amato Dragon Quest 7. Signori, Dragon Quest 7 è stato il primo e unico Dragon Quest uscito su PlayStation. Lo sviluppo purtroppo lo fece ritardare tantissimo, sia perché la storia era molto lunga, troppo lunga oserei dire, sia perché Enix fece molta fatica a trovare uno sviluppatore che gli sviluppasse Dragon Quest in 3D su PlayStation. Venne adottato lo stile dei primi JRPG per PlayStation, stile 1997, come Breath of Fire 3 o Xenogears, quindi delle ambientazioni in 3D coi personaggini in 2D. Però il problema, signori, è che Dragon Quest 7 uscì nel 2000 in Giappone e nel 2001 in America. Come già ho detto nel video precedente, ragazzi, c'erano dei giochi assurdi nel 2001. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Legend of Dragoon, Skies of Arcadia. Cioè, ragazzi, il JRPG era arrivato a dei livelli grafici assurdi e pertanto un gioco come Dragon Quest 7 era molto difficile da mandare giù. Oltre al fatto che il protagonista era il figlio di un pescatore. Certo, poi magari andando avanti con la storia si intuisce che anche il protagonista forse ha qualcosa da dire riguardo la sua origine, ma molto ben camuffato, eh? Nulla di diretto, perché Yuji Horii, per quanto riguarda i protagonisti, quasi mai è voluto andare nel diretto, perché per lui il protagonista è la trasposizione del giocatore, pertanto è il giocatore che deciderà anche il suo background, cosa che poi per fortuna è stata un po' cambiata negli ultimi Dragon Quest, dall'8 in poi. Resta il fatto, amici, che Dragon Quest 7 è una questione di odio e amore, perché, ragazzi, ci si trova principalmente con tre party members. Ci si trova in un mondo che non esiste più. Ti trovi in un'isoletta, in un oceano sconfinato, e la missione dei protagonisti sarà viaggiare indietro nel tempo per capire cosa è successo al mondo, come è finito. E man mano che noi andremo indietro nel tempo, ci accorgeremo che ci sono sempre più isole presenti e dovremo cercare di trovare una soluzione alla calamità che andrà a terminare quell'isola. All'apparenza sono quasi sempre problemi di natura ambientale, come un vulcano che erutta o altro. Però poi in realtà, investigando bene, ci si accorgerà che è sempre il mostro di turno che cerca di creare un olocausto per quell'isola affinché venga distrutta. E pian piano, facendo a ritroso un lavoro di ricostruzione, poi ovviamente una volta che l'isola viene salvata resta anche nel presente, quindi poi si può anche visitare nel presente, si possono scoprire nuovi indizi. E pian piano noi salveremo sempre più isole, fino a capire davvero qual è il complotto che ha portato all'estinzione del mondo. L'incipit della storia, ragazzi, è molto affascinante, soprattutto perché chi non ama viaggiare nel tempo? Chrono Trigger insieme. Però ragazzi, purtroppo Dragon Quest 7 era afflitto da veramente delle problematiche importanti e al tempo, secondo me, non trascurabili. Come, prima di tutto, l'estrema lentezza e difficoltà del gioco. Era molto grindoso il gioco, c'era da grindare tantissimo e non perdonava il minimo errore. Erano presenti pochissimi save points. Però, signori, stiamo parlando dell'era PlayStation e nell'era Super Nintendo ancora poteva andare. Nell'era PlayStation questa cosa era troppo frustrante. Una difficoltà data dal fatto che dovevi perdere tante ore a potenziarti e diciamo che il tempo per videogiocare pian piano era sempre meno, sia perché i videogiochi da giocare aumentavano in maniera esponenziale, sia perché comunque anche le ore del gioco aumentavano, sia per i caricamenti sia per altro. Dragon Quest 7, forse il Dragon Quest più lungo di tutti, insieme all'11 forse, dura intorno alle 100 ore, forse anche di più. E la storia vera e propria, quella proprio importante, arriva verso circa 80 ore, 70 ore, quindi
tu passi praticamente 70 ore a vivere avventure autoconclusive. E anche gli enigmi in queste prime ore di gioco autoconclusive talvolta erano molto difficili. Infatti nel remake che è stato fatto per 3DS nel 2016 li hanno semplificati quegli enigmi, li hanno dovuti semplificare, perché sennò credetemi ragazzi che non se usciva più. Ad esempio io mi ricordo al tempo, avevo intorno ai 15 anni circa, mi ricordo che al tempo ero rimasto bloccato perché praticamente per poter accedere all'isola e viaggiare nel passato tu dovevi trovare i pezzi di mappa e poi attaccarli e congiungerli. E le volte i pezzi di mappa potevi anche non trovarli, potevi anche trovarli nel passato, nel presente, non era ben chiaro dove trovarli. Quindi se tu magari per sbaglio ti perdevi un pezzo di mappa in un dungeon, era un casino, perché poi buona fortuna non esisteva YouTube, non esistevano guide vere e proprie, cioè esistevano le guide testuali su GameFAQs, ma se tu ti perdevi un pezzo ti dovevi proprio mettere a rileggerti tutta la guida dall'inizio. Poi buona fortuna a ricordarti quali pezzi della mappa avevi trovato e dove. Era veramente, veramente complicato e frustrante. E meno male che è stato risolto nella versione 3DS. Dragon Quest VII comunque, ragazzi, aveva un sistema di classi bellissimo, forse il migliore della saga. Si può dire che il battle system di Dragon Quest VII sia veramente il migliore. È praticamente quello di Dragon Quest VI, ma ancora portata a un next level, quindi con più classi semplici e più classi ibride. Era veramente veramente bello e carino. Per non parlare ragazzi della colonna sonora di Dragon Quest 7, che portava al next level la musica di Sugiyama. Tra l'altro le musiche di Dragon Quest 7 erano molto malinconiche, perché fondamentalmente parlavano di un mondo che era sull'orlo della distruzione. Veramente affascinante questa cosa. Peccato che per me personalmente ho fatto veramente fatica ad apprezzarlo, sia perché il carisma dei personaggi ho fatto veramente tanta fatica, il protagonista ragazzi sembrava un hobbit, e ragazzi non voglio togliere nulla agli hobbit, però un gioco che si chiama Dragon Quest o Dragon Warrior, e soprattutto il primo Dragon Quest che arrivava su PlayStation, secondo me bisognava cercare di fare un qualcosa un po' più epico dal punto di vista del protagonista, cosa che poi è stata fatta in Dragon Quest 8, ragazzi. Dragon Quest 8 ha uno dei protagonisti più belli della storia. Insomma, amici, Dragon Quest è qualcosa che va vissuto, e secondo me Dragon Quest va vissuto nel periodo in cui esce. Pertanto, amici, io vi invito assolutamente, se non l'avete fatto, a giocare a Dragon Quest 11, di cui tra l'altro parlerò nel prossimo video, se ci sarà. Se questo video avrà un seguito idoneo e adatto, magari farò una terza parte parlando di Dragon Quest 9, 10, 11 e magari qualche spin-off come Dragon Quest Builders e Dragon Quest Heroes. Pertanto, amici, questo è un arrivederci, ma non un addio a Dragon Quest. Ne approfitto anche per ringraziare dal profondo del mio cuore tutti i miei sostenitori. Ragazzi, siete sempre di più, e io veramente vi ringrazio tantissimo. Senza di voi queste retrospettive non sarebbe possibile farle. Un abbraccio e al prossimo video, che non ho la più pallida idea di quale sarà. Abbaio! いつの間にか目の前に広がるよ未来が愛はいつも心の鍵大切に抱きしめながらFrankie's Lair.